Siamo al Prisma Lab della Federico II, questo è il robot Rodimen, costruito dal team del professor Siciliano. Come nasce questo progetto? Ma questo progetto nasce da una sfida. Nei precedenti progetti noi avevamo studiato i problemi di manipolazione bimanuale, vale a dire due braccia e due mani. Però avevamo considerato fondamentalmente oggetti rigidi e oggetti afferrati con mani artificiali. Se non che la sfida attuale della robotica per quanto riguarda i problemi di manipolazione è quella della possibilità di considerare oggetti deformabili, oggetti elastici. Allora una sera stavamo lavorando a questa idea progettuale per una proposta per il Consiglio Europeo della Ricerca e ci chiedemmo che cosa possiamo pensare come dimostratore di queste nuove tecnologie per gli oggetti deformabili. Ordinammo una pizza in laboratorio e da là avemmo un'illuminazione. Se questo deve essere un progetto partenopeo e con l'ambizione di fare un dimostratore che fosse compreso da tutti, decidemmo quasi, diciamo, di provare con questo espediente mediatico, cioè perché pensammo che le fasi di lavorazione, di preparazione di una pizza sono comprensibili a chiunque. In questo momento stiamo cercando di acquisire quelli che sono i movimenti che un pizzaiolo esperto fa durante il processo di preparazione della pizza. Quindi è un movimento che viene acquisito dopo mesi, anni di esperienza. Noi ora doteremo un pizzaiolo professionista con una tuta sensorizzata, e in questo momento viene per l'appunto vestito con questa tuta e dotato di una serie di sensori inerziali, sono degli accelerometri, giroscopi che verranno montati lungo, diciamo, le sue braccia e il suo torso. Attraverso questi sensori noi saremo in grado di ricostruire perfettamente quelli che sono i suoi movimenti. Una volta che avremo acquisito questi movimenti verranno mappati sulla struttura del nostro robot, quindi questi movimenti verranno acquisiti e replicati e quindi immagazzinati come informazioni su delle traiettorie, diciamo, di movimento che poi cercheremo di replicare con il robot. Arriviamo all'ultima fase di lavorazione della pizza, che è la cottura. La cottura avviene tipicamente in un forno a legna. La prima operazione che va fatta è quella del posizionamento della pizza nel forno. Ora, nel forno la sorgente di calore è laterale e quindi il pizzaiolo deve ruotarla durante la cottura, che tende dura 3 minuti, deve ruotare la pizza per poterla cuocere in modo uniforme. Ora il robot proverà a replicare i movimenti del pizzaiolo cercando di far ruotare la pizza all'interno del forno. Il robot in se stesso è costato qualche centinaia di migliaia di euro, però il progetto è un progetto che ha portato alla Federico II e al Prisma Lab un finanziamento ingente di 2 milioni e mezzo di euro. E questi sono serviti per reclutare borsisti di dottorato, quindi laureati napoletani bravi che ora sono impegnati nel progetto, e con una punta d'orgoglio si parla tanto di fuga di cervelli, di ragazzi che vanno fuori. Grazie a Rodimen 5 ragazzi da laboratori, cioè da università prestigiose in Francia, in America, in Giappone, in Argentina, in Australia sono venuti a fare ricerca a Napoli. Noi abbiamo una sfida, cioè vorremmo presentare Rodimen impegnato nella preparazione di una pizza in uno di quegli eventi che si fanno tipicamente a Napoli. Pensiamo per esempio al Pizza Festival, in cui per esempio a maggio 2018, quando il progetto terminerà, chiederemo a Rodimen di realizzare una pizza. Io tengo a precisare che la nostra sfida non è sostituirsi all'uomo, sostituirsi allo chef pizzaiolo. La nostra sfida è coadiuvare e imparare dall'uomo. Se io un domani riesco a realizzare un robot con questa capacità, con questa agilità, con questa destrezza, cioè se in definitiva Rodimen sarà in grado di fare le pizze, riuscirà a fare compiti molto molto più complessi rispetto a quello che è lo stato attuale della tecnologia.